Non vuoi provarla? L'ho distillata io. Salve, sei il nuovo studente del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tu e Fig state bene. È vero che in carrozza con voi c'era qualcuno del ministero? Sì, un amico del professor Fig. Oh, non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett, anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Deve essere bello avere una zia come professoressa. È quello che pensano tutti. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene ed è una strega incredibilmente potente. Farà di tutto per proteggerti. Stai bevendo burro birra per colazione? Eh? Oh no, sto perfezionando una ricetta che ho creato questa estate. Ci sono quasi. A giudicare da certe reazioni potrebbe richiedere ancora un po' di lavoro. Sembra che ti piaccia preparare pozioni. Devo dedurne che hai talento per questa branca della magia? Beh, dal punto di vista della preparazione non c'è molta differenza tra una burro birra modificata e una pozione rigeneratrice. Anche se non sono sicuro che il professor Sharp vedrebbe il collegamento, non ci crederai, ma non apprezza molto la mia, creatività. È stato un piacere conoscerti, Garrett, e grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Non capisco dove sbaglio. Non è un incantesimo complicato. Dovrei riuscire a lanciarlo senza pronunciare la formula. Perché non funziona? Ma ciao, benvenuto a Grifondoro. Io sono Cressida. Piacere di conoscerti, Cressida. Che entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, eh? È vero che sei il pupillo del professor Fig? Non direi proprio così, ma ho studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo, speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello che stavi tentando di fare poco fa. Sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Non preoccuparti, alla fine ce la farai. Lo spero proprio. Se ci riuscissi, il professor Ronen rimarrebbe a bocca aperta. Beh, continuerò a provare. È davvero così difficile lanciare magie non verbali? Oh sì, bisogna farlo bene, altrimenti i risultati potrebbero essere, diciamo, imbarazzanti. Una volta ho provato a lanciare depulso senza parlare su un calice nella sala grande e ho finito per lanciare un budino in faccia al professor Sharp. Non ha gradito. È usuale che gli studenti lancino magie non verbali? Per nulla. Gli incantesimi non verbali sono materia per gli studenti del sesto anno qui a Hogwarts. E anche per loro non è affatto semplice. Io cerco solo di portarmi un po' avanti. Beh, allora buona fortuna. È stato un piacere, Cressida. Anche per me. Buon primo giorno. Le ali belli. Le avresti usate? Perché sono tutti così preoccupati? È del tutto sicuro. Ehi, ciao! Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto, vedere le cose da una prospettiva diversa. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro, dall'esterno e senza scopa. Oh cielo! Comunque io sono Nelly, Nelly Hogspire. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. È tutto vero? La storia del drago, intendo. Sì, la nostra carrozza è stata attaccata da un drago. Caspita, non riesco a crederci. Davvero emozionante e terrificante. Comunque, Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere. Cosa si dice in giro del mio viaggio a Hogwarts? Che sei sfuggito all'attacco di un drago. Non è abbastanza? Di solito arriviamo col treno o in barca. E senza dover sfuggire alle fauci di un drago. La curiosità è normale. Le notizie viaggiano veloce a Hogwarts. Ne deduco che tu non soffra di vertigini. Lo faccio da sempre.
Quando avevo 5 anni, mia madre mi ritrovò sul tetto. A oggi non so ancora come ho fatto ad arrivarci. Ma qui, con tutti i corridoi e le sale presenti nel castello e le creature che si aggirano nel parco, non serve certo scalare una torre per vedere cose incredibili. Immagino che la maggior parte degli studenti non abbia mai visto un drago. E tu? Oh, cielo, no! E non è normale che attacchino le carrozze. Sarà perché non c'è abbastanza carne dentro. Ci vedremo sicuramente in giro, o nella sala comune, o quando scalerai la tua prossima torre. Chissà. Intanto a presto.